Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi martedì il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Marco, capitolo 2, versetti 23 a 28. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo di sabato, Gesù passava tra i campi, e di grano i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei dicevano: «Guarda, perché fanno il giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato.» Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, come abbiamo sentito, il Vangelo ci parla dei discepoli che un giorno di sabato passano attraverso i campi e si aprono cammini strappando le spighe. Rievocando la Bibbia, i farisei criticano l'atteggiamento sbagliato dei discepoli, perché per loro è una trasgressione fare di giorno di sabato una cosa del genere. Gesù risponde evocando la stessa Bibbia per indicare che gli argomenti dei farisei e anche degli altri non hanno ragione di essere, e Gesù termina il suo argomento con due frasi importanti: che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato, per dire che la legge deve essere sempre al servizio dell'uomo, deve essere al servizio della vita, della dignità, deve essere al servizio della fraternità. Ogni legge che non mette in primo posto la vita, la dignità di ogni persona, non è una legge che difende la vita, è una legge che uccide. Allora, carissimi, dobbiamo rispettare la vita, rispettare la dignità di ogni persona, perché è immagine e somiglianza di Dio. Nella creazione sappiamo che tutto è fatto per l'uomo. Nel centro del mistero dell'incarnazione c'è l'uomo bisognoso di essere salvato, di essere purificato. Allora facciamo questo momento, questa giornata, una giornata di preghiera, una giornata di approfondire i nostri rapporti, soprattutto rispettando ogni persona. Buona giornata a tutti.